e sette fratelli, Corpus Domini. Corpus Domini, sette fratelli con una sorella che erano nei campi, la sorella si ginocchia, pregava che era, i fratelli si sono messi a bestemmiare, come si sono messi a bestemmiare, confondono tutti e sette e lei rimane seduta. La cuspide spiegata. E poi col tempo adesso... È andata via la cuspide, è andata via il sedile suo. E adesso c'è di meno, cioè. Una volta era bella. Però vedi il potere della preghiera. E lei, dice, questo diceva lì. Ma lì dietro, c'è una frazione che si chiama Canta. Sì. Tra i dove abbiamo noi il cappelletto, lì si canta. E c'è la cappella dei morti della 29ª Brigata Matteo. Dove tutti i 25 aprile c'è una fiaccolata che parte da Treso e arriva lì alla cappella. E fiaccolate avevano un certo numero di partecipanti, ma poi dopo la fiaccolata ce ne arrivavano altri 200-300 perché Gian Maria Testa faceva il suo concerto gratis nella palestra. No, questa è... Io non sono mai riuscita a prenderlo perché io arrivavo sempre che era già tutto c'era pieno. Sempre il problema, si partiva a fare la fiaccolata o si andava a sentire in palestra a prendersi fuori. Finita la fiaccolata e se arrivava chi aveva fatto la fiaccolata non riusciva più a entrare. Ma noi siamo, ingegnerosi. Ma lui di dov'è lui? Lui era nato a Cavaler Maggiore, poi va a fare il ferroviere a Cuneo, poi comincia a strimpellare la sua voce, se la conoscete bellissima. Come lui canta la miniera, non c'è nessuno, conoscete la Calderina. Per salvare quello non c'è nessuno. Chiamano sposo. Minatore dal volto bruno. Dal volto, benissimo. Lui, ferroviere a Cuneo e Cuneo andava sovente in Francia. In sostanza, riesce in Francia, si afferma come strimpellatore, cantautore e poeta, chansonnier, in Francia. E va un giorno, canta, suona all'Olimpiade di Parigi. Sì, ma quello lì è prima di arrivare all'Olimpia. Sì, ogni modo. Ma quando lui è arrivato all'Olimpia... L'Olimpia è andata nel 97. Però quando lui è arrivato, da quel momento in Italia è cominciato a conoscerlo e a prenderlo in considerazione. Ho detto quello perché da allora è... Però sono belle le sue. Cantava come Bresson, no? Quel cantautore francese che era di moda negli anni 60. Bresson. Perciò aveva quello modo di Brassens. No, poi è diventato Brassens. Il venerdì al funerale c'erano tutti, eh. Non era uno strimpellatore, suonava molto bene. Strimpellare per non usare suonare, no? Va bene, colorire è un imperativo. Ma qualcuno di loro ha strimpellato in chiesa? No, c'era una violinista che era. C'era tanta gente. La chiesa era piena, anche la piazza, poi c'era venuto Chiamparino. Sono tutti figli dell'allenatore De André. Testa, Gino Paoli, Conte, poi anche quello che si è sparato, Tenco, sono tutti figli di Brassens. Tu hai fatto l'analisi della lacrima? No, è ispirato lui sa. Sì, ha ragione. Poi viene, poi, quando va in pensione. Poi ovviamente arrivano personalità, arrivano talento e si sono, ognuno ha fatto la sua strada. È diventato albese. Ma il nucleo, il timbro. Sì, Paolo Farinetti ha avuto un figlio. Tra l'altro ecco, io andavo a scuola a prendere i miei nipoti a scuola elementare. E suo figlio Nicola faceva la notte. Lui se era in alba, se non era in giro per il mondo, alle 4:25 era lì a prendere il suo figlio.